Sono oltre 50 le piazze annunciate per la mobilitazione cittadina per chiedere l'approvazione rapida e senza modifiche del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, conosciuto come DDL Zan. A Firenze l'appuntamento è in centro, in Piazza Santissima Annunziata. Siamo il 35esimo paese in Europa per, a livello di tutela della comunità LGBT e questo non va bene. E quando c'è una discriminazione sistemica, un'oppressione sistemica, la legge deve intervenire, le istituzioni non si possono voltare dall'altra parte. Il nostro messaggio è contro le discriminazioni, a favore di tutto l'amore che ci può essere, perché non è possibile, ancora in Italia si parli di discriminazione e di odio. Noi siamo qui per esprimere la nostra voce. Sono 30 anni che l'Italia aspetta questa legge e mi sembra assurdo che comunque siamo a chiedere una legge contro l'odio quando in Italia c'è già la legge Mancino e quello che chiediamo è solo un'estensione della legge Mancino per i reati per orientamento sessuale e contro l'abilismo e per la contro la misoginia. Non se ne può più, non si può pensare che l'Italia, la nostra Italia, non ha proprio un diritto così importante. È giusto riconoscere i diritti, è giusto garantire le tutele, la tutela. E siamo qua per ribadirlo e che la politica, le forze politiche ci ascoltino perché è importante, è importante.